Notaio dell'Astro con Brindisi inaugurale per tipico.tips, il nuovo hub di accoglienza turistica in Piazza della Libertà a Macerata. Un info point per turisti con spazio espositivo, biglietteria dei musei, bookshop, un angolo dedicato alla marca maceratese Mama, un salone con l'ingranaggio originario dell'orologio della Torre Civica, una tasting room per degustare i prodotti del territorio, oltre a un'ampia sala per conferenze, dibattiti e talk show. Lo spazio sarà coordinato dall'ATI, costituita dalle cooperative Sistema Museo e Meridiana. Tipico.tips sarà aperto tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle ore 10 alle ore 18. 5 anni fa abbiamo avuto l'intuizione di lavorare, già lavoravamo sulla piazza, come luogo d'accoglienza, il luogo dove si passeggia, ci si incontra e si conosce la città. È da lì che è nata questa idea di aprire quanto prima possibile uno spazio come questo, uno spazio dove chi viene trova informazioni sulla città, ma trova informazioni su tutto il territorio della Marca Maceratese. È davvero un hub sul territorio per conoscere i nostri prodotti, i nostri musei, i nostri itinerari possibili. Pochi giorni fa la serata per i sindaci del territorio, una sensibilità particolare a chi è più vicino al cratere, anche in questa occasione come in quella serata. Ci sarà perché abbiamo un progetto speciale che lanciamo questa sera, che è nato proprio in occasione di un incontro del MAMA, quando abbiamo conosciuto un percorso molto bello di valorizzazione degli artigiani, dei maestri artigiani di Visto, dove hanno fatto un recupero dell'allevamento della pecora sopravvistana e di un percorso di costruzione di una collezione proprio con l'oro piana. Beh, lì abbiamo pensato, ho fatto questa proposta, perché non fare anche una stola sferisterio con la lana e con i prodotti degli artigiani di Visto, e proprio qui abbiamo deciso di venderla, di metterla a disposizione. Tante novità legate all'accoglienza turistica, uno l'ha in mano, un magazine trimestrale? Questo lo faremo 2 o 3 numeri l'anno, normalmente andiamo nella stagionalità, quindi faremo uno d'estate, uno per la primavera e autunno e inverno sarà un unico numero probabilmente. Ci saranno altri progetti collaterali, quale iniziativa avete in programma? Questo è un posto bellissimo al colpo d'occhio che ospita tante realtà, anche legate al territorio, non solo a Macerata. Naturalmente questo spazio è uno spazio aperto per le realtà produttive, quelle dell'accoglienza, quindi ristoranti, strutture anche ricettive, coloro che lavorano nel turismo, ed è aperto a tutte le collaborazioni possibili. Non ci sono limiti, il marketing territoriale è presentare al meglio il nostro territorio. Questo è uno spazio dedicato a questo tipo di attività, quindi accoglieremo con piacere tutti coloro che ci vorranno presentare quello che sono le varie realtà. Un po' le conosciamo, altre probabilmente staranno per nascere, quindi questo è un po' la loro casa. La parola d'ordine è tipico? Tipico.tips. Tips è il consiglio, il tips è il consiglio che noi vorremmo dare ai turisti per farli visitare tutto questo territorio fantastico partendo proprio da Macerata. Allora, a Macerata, tipico tips e a tutto il territorio. Cin cin e salute.